Potenziato lo sportello lavoro a Castelnuovo del Garda, nuovi orari, nuovo portale per favorire l'incontro tra domanda e offerta sul territorio. Intanto si guarda alle riaperture dei parchi tematici che qui danno lavoro a centinaia di persone. Solo Gardaland dà lavoro a 1.500 persone, di queste per la maggior parte arrivano dai comuni del Garda, soprattutto da Castelnuovo, comune che ospita il parco divertimenti. E a Castelnuovo c'è preoccupazione per il posticipo dell'apertura dei parchi tematici. Anche per questo il comune ha deciso di potenziare lo sportello lavoro affinché venga favorita domanda ed offerta sul territorio. In un luogo come Castelnuovo del Garda e tutto il Basso Garda, dove l'offerta di lavoro era sempre importante, oggi, causa Covid, dobbiamo anche come amministrazioni metterci in primo piano, in prima fila, per riuscire a far incontrare domanda e offerta. Abbiamo ampliato quelle che sono proprio le ore di sportello lavoro sul nostro territorio e con una nuova possibilità di far rete con i comuni limitrofi, quindi all'interno del nostro ambito siamo collegati al comune di Sona, Isola della Scala, Valeggio, Somma Campagna. Inoltre il nostro sportello lavoro è anche collegato con tutti gli sportelli lavoro del lago, quindi questo ci dà la possibilità di creare una rete molto importante sul territorio. Lo sportello lavoro è gestito dalla cooperativa Il Ponte e supportato da un nuovo portale, Lavoro Qui, che ha già registrato nel 2021 maggiori accessi rispetto allo scorso anno. A cercare lavoro sono soprattutto donne di ogni fascia di età. In prospettiva di un reinserimento nel mercato del lavoro, noi supportiamo le persone nelle attività che possono essere orientamento di primo o secondo livello, collegamento con i vari servizi del territorio. E come diceva l'assessore prima, il nostro vanto è appunto quello di essere fortemente in rete con il territorio. Da quando ci siamo insediati stiamo cercando di riuscire a migliorare il tessuto sociale, a rinforzare il tessuto sociale. Oggi le aziende del territorio riusciranno a trovare i lavoratori del territorio e quindi offerta e domanda si incontrano nel nostro territorio, quindi come senso di appartenenza sempre più alla comunità di Castelnuovo del Garda.